chi dei due ha compiuto la volontà del padre? E tutti rispondono il primo. Poi è chiaro che Gesù trae motivo da questa parabola per mettere a confronto il modo in cui hanno accolto l'annuncio del regno di Dio persone apparentemente più lontane, pubblicani, prostitute, e invece come lo stanno accogliendo o non accogliendo coloro che sono apparentemente più vicini, cioè i maestri, gli scribi, i farisei. Uscendo dal contesto evangelico e dall'insegnamento di Gesù, che Gesù si proponeva con questa parabola per i suoi interlocutori, vorrei entrare nel contesto educativo e didattico nostro. Penso a un insegnante, un educatore, ma rimaniamo sull'insegnante, che da un lato può avere delle persone che apparentemente resistono al suo tentativo di portarli lungo un certo percorso, di portarli lungo un certo cammino di studi, no? Che magari protestano, magari non sono d'accordo, magari fanno capire che non ne hanno voglia, fanno capire che non è quella la loro strada, ma poi non è detto che sotto sotto in cuor loro qualcosa non rimanga. E talvolta rimane molto più di quello che noi possiamo capire, di quello di cui noi siamo capaci di accorgerci, da un lato. Dall'altro lato vi sono quelli che invece sono molto servili, ossequiosi, soprattutto se esercitiamo un certo tipo di autorità, pensate non solo alle scuole medie superiori ma anche all'università, no, oh, professore, certo, come ha ragione lei e così via, ma poi sotto sotto, raschia raschia, non è detto che nel loro cuore ci sia una adesione autentica a quello che tu hai insegnato e a quello che loro ti fanno credere di avere accolto. Non è facile per un educatore, per un insegnante discernere, capire tra quelli che hai di fronte chi si sta comportando in un modo, chi si sta comportando in un altro. Ma c'è un trucco, un'astuzia pedagogica, potremmo quasi dire, per provare a riuscirci. Il trucco è quello di decentrarsi da se stessi. Cioè non avere la pretesa di piacere a tutti i costi, non avere la pretesa di sedurre gli studenti, le persone che ci sono affidate, ma l'intenzione di condurre, quindi non sedurre, ma condurre, condurli lungo un cammino, condurli verso una meta, dando la sensazione, dando chiaro il messaggio che non ce ne importa di come trattano noi, ma che ce ne importa di cosa succede a loro. Qualunque cosa sia, che sapremo accogliere anche le resistenze, anche i dubbi, anche le difficoltà, anche in qualche modo il non essere d'accordo, lo sapremo accogliere perché ciò che ci importa è quello che succede dentro di loro, nella loro vita, nei loro mondi vitali, non quello che appare di fronte a noi e che sembra in qualche modo compiacere noi stessi. Più riusciremo a decentrarci da questa tentazione di apprezzare coloro che ci compiacciono, più potremo essere educatori e maestri reali, profondi, capaci di incidere per davvero nei mondi vitali delle persone che ci sono affidate.